Italia è soprattutto per l'accoglienza qui alla la Fondazione Zeri. Un grande ringraziamento anche al direttore della Fondazione. Nel frattempo, grazie a Giulia, sta girando una medaglia di piombo di Petola Cortona, restiamo un po' in Italia, realizzata da François Cheron. Vedrete come brutta, bruttissima anche, tutta graffiata, torsa, ma voglio che prendete un po' di tempo di dare un'occhiata a questo oggetto un po' particolare. Tornerò su questo un po' dopo. Nel frattempo torniamo a Parigi nel grande inverno 1682. Da Firenze, durante questo inverno, c'è un piccolo giovane che arriva da Firenze, come ho detto, sull'ordine del Granducato, del Granduca Cosimo III, per imparare dal migliore incisore di medaglia che lavora per il re di Francia. L'ambasciatore di Toscana a Parigi doveva mostrare a questo giovanotto che, lo dico subito, è il Soldani, Solani Benzi. L'ambasciatore di Toscana, quindi, la famiglia Gondi, che doveva mostrare tutte le officine dei medaglisti a questo giovanotto, scrive questo a il Granduca Cosimo III. Allora, vi racconto un po' la storia. Cosimo III voleva per i Soldani l'elezione di François Cheron, che aveva conosciuto 15 anni prima a Firenze, dove l'artista faceva ritratti di cera di tutta la famiglia Medici. E quindi, per rispondere alla domanda del Granduca Cosimo III, l'ambasciatore Gondi scrive così: Cheron, il più debole di tutti gli installatori in medaglie, che non terminasse tutte le opere che fa. Poi, in un'altra lettera, qualche giorno dopo, non ha il buon modo dell'intaglio, il suo forte è solamente nel fare i ritratti. E infatti, François Cheron non è un incisore di conio, non sa per niente farlo, per una ragione: lui fa i ritratti per medaglie fatta all'antica maniera, diciamo, la medaglia fusa, che da stamattina si conosce bene. La medaglia fusa è una tecnica che è molto pregiata in Francia durante il 500 e il 600, dagli vari artisti come Guillaume Dupré, Jean Varin o ancora Germain Pilon. Però il duca Cosimo, lui, il suo bisogno, in realtà, per i Soldani, è un artista che sapesse condurre il lavoro di zecca. Ma le sfumature della tecnica il Granduca non le conosce e si è rivolto a un grande artista dell'epoca che aveva conosciuto già. Infatti, in queste fine del secolo, François Cheron è uno dei più famosi scultori di medaglia. Rivediamo rapidamente la sua storia. Cheron è nato a Nancy, la capitale del Ducato di Lorena, nel 1635. Suo padre è orafo del Duca di Lorena. La Lorena, si sa molto, è un grande polo per gli artisti. Pensiamo per esempio a Georges de Latour, Jacques Callot o ancora Claudio il Lorenese.
Questa Lorena è una regione che guarda in due direzioni. Parigi, ovviamente, e l'Italia, soprattutto Firenze e Roma. Una regione che è marcata anche dalla guerra negli anni, dagli anni 30 a 60 tra la Francia e la Lorena, che spiega anche tanti viaggi di artisti sia in Italia che in Francia. Non è quindi sorprendente che Chéron, come tanti altri artisti della regione, viene a Parigi. Lo ritroviamo nella capitale francese sicuramente nel 1666, quando realizza la sua prima medaglia per un pittore parigino. Poi questo giovane lorennese viaggia verso Firenze, lavora per i Medici, poi va a Roma, dove lavora per i pontefici Rospigliosi e Altieri e anche per la regina di Svezia. Nel 1674 Chéron è richiesto a Parigi dal ministro Colbert, grandissimo personaggio dello Stato francese, che coordina, organizza le arti per servire la gloria di Luigi XIV e recluta i migliori in tutti i settori, sia in Francia che all'estero. Quando Chéron finalmente torna a Parigi, diventa membro dell'Accademia Reale di Pittura e di Scultura. Questa accademia è fatta sul modello fiorentino, è un organismo che raggruppa l'élite degli artisti che lavorano per il re, e riceve anche questo Chéron un appartamento presso il Palazzo del Louvre, e a questo momento diventa vicino di casa, possiamo dire, di Girardon, di Boulle, eccetera, eccetera, e anche tanti altri artisti. Quindi una posizione molto elevata, molto pregiata per un incisore di medaglia, e per quella posizione Chéron ha avuto bisogno di un supporto. E questo supporto Chéron lo ha trovato nel Bernini stesso. Infatti c'è una lettera molto famosa del Bernini che scrive a Colbert per lamentarsi della perdita di Chéron, richiesto a Parigi per il servizio del re. La conoscenza tra i due artisti è forgiata di maniera eterna, diciamo, nel metallo della medaglia del Bernini, creata l'anno stesso, nel 1674. È possibile notare in questa medaglia due caratteristiche salienti dell'arte di Chéron: una grande attenzione ai tratti del viso e una grande conoscenza dell'arte della scultura del drappeggio, che permettono di fare di questo Chéron uno dei scultori berniniano. Questa relazione si continua anche dopo la morte stessa del Bernini. Infatti il necrologio del Bernini, che è comparso nel gennaio del 1681 nel Mercure Galant, che è il giornale della corte, è illustrato della medaglia del Chéron, e il testo che accompagna questa incisione dice: visto che il ritratto degli uomini rari è da conservare, qui ritroverete il suo in una medaglia molto rassomigliante, incisa su quella che fece Chéron. Il testo laudativo che accompagna la medaglia prosegue anche così: voi tutti conoscete la reputazione del Chéron, è uno dei più illustri che abbiamo per le cose di questa natura, realizzate principalmente per la sua maestà. Tranne questo testo molto positivo per Chéron, l'artista è poco conosciuto oggi in Francia, mentre se ne conserva ancora, mi sembra, memoria qua in Italia. Questo
si spiega molto facilmente, secondo me, è il risultato della politica reale francese, che si può sintetizzare così: Parigi, due punti, Nuova Roma. E infatti il re di Francia e Colbert volevano fare di Parigi il nuovo paradiso per le arti, togliendo a Roma la sua preeminenza. Nella storiografia francese dell'Ottocento, il fallimento di Bernini a Parigi nel 1665 è la prima tappa. Soprattutto che in questa occasione Jean Varin, che è scultore ma anche incisore di medaglia, si confronta al Bernini via questi ritratti di Luigi XIV. E il classicismo del ritratto di Varin sembra essere un riassunto degli arti francesi del Seicento. Solo gli artisti e i medievalisti che seguivano questo classicismo mi sembra che hanno avuto la fortuna di avere qualche pagina nei libri di storia dell'arte, come Jean Varin o Jean Moget. Il nostro Cheron e la sua arte berniniana non corrispondevano all'immagine che ci aveva e che abbiamo tuttora dell'arte francese del Seicento. Questo, in ogni caso, non ha impedito che questa medaglia del Bernini di Cheron sia una delle più diffuse della sua opera e che essa si ritrovi in quasi tutte le collezioni pubbliche di medaglie. Vedete qui i pezzi in bronzo, in argento, un metallo molto pregiato, soprattutto per un artista. L'argento e il bronzo sono infatti i metalli utilizzati per le medaglie di François Cheron. Nessuna medaglia fu usata in oro. Qualcuna in argento, l'ho detto, per i personaggi famosissimi come il principe di Condé, Bernini, o ancora Pietro da Cortona, la regina di Svezia, il cardinale di Essia, eccetera. Mentre che i pezzi in bronzo sono i più numerosi, sia perché questo metallo non è stato fuso come gli altri, sia per lo statuto di questo metallo all'epoca moderna, spiegherò forse più avanti a questo punto se c'è il tempo. Si sa che le medaglie fuse che abbiamo in mano sono il risultato di un lungo processo di creazione e l'inizio è questo: i ritratti di cera. Sfortunatamente nessuno dei ritratti di cera del Cheron si è conservato. Vi mostro quindi dunque un modello di medaglia, quella di Leone e Leoni. Il ritratto è in cera bianca su un pezzo d'ardesia. Leggermente incise nell'ardesia, due linee circolari riquadrano le lettere dell'iscrizione. Questo tipo di oggetto può essere considerato come un'illustrazione delle tecniche descritte da Cellini nel suo trattato sulla reficeria. Cellini però non parla precisamente di medaglia fusa, è molto più interessato alla medaglia coniata, però qualche righe disperse nei capitoli sui sigilli e sulla maniera di fare medaglie a conio spiegano il processo semplice, diciamo, della creazione di un modello. Prima tappa, disegnare sulla pietra piatta il soggetto. Seconda, fare con la cera bianca il modello dell'impronta finale desiderata e poi, se c'è bisogno di un'impronta per creare il calco o accompagnare poco a poco il lavoro di scultura, questa impronta deve essere fatta in piombo. Vi mostro anche un altro trattato della stessa epoca, francese questo, che raccoglie numerose ricette su cose molto diverse. Ricette molto diverse nel senso che si può trovare una ricetta per curare un mal di denti, per fabbricare del colaro falso, per fare la fusione dei piccoli
delle piccole statue in oro, in argento e in bronzo, una ricetta sul migliore vernice per una pittura, delle ricette per fondere cannoni, piombo, bronzo, rame, eccetera, eccetera. E al schermo ho messo un'immagine della ricetta per riprodurre una medaglia con un calco e anche per riparare, tra virgolette, le medaglie. Questo testo manoscritto e anche il testo di Cellini fanno parte della corte di questi testi pratici, come Van Schlosser l'ha definito, nel senso che questi testi sono delle registrazioni e trasmissioni di saperi tecnici, di diversi modi di procedere, di fabbricare o preparare in materia. Queste opere sono spesso degli scritti di ricette più antiche e destinate a un uso personale o a quello dell'atelier. La grande maggioranza di questi testi non sono stati pubblicati, e il testo di Cellini non ha, per esempio, conosciuto nessuna diffusione in Francia prima l'Ottocento. Nella letteratura si può trovare anche diversi scritti che riguardano la tecnica di fusione di grandi oggetti di bronzo, come le statue i canoni. Quindi ho messo un piccolo elenco di diversi scritti, e parlerò solo del testo di Felibien, che è pubblicato nel 1666, che è un testo che descrive molto velocemente tutti i processi sulla maniera di fare le medaglie, ma le medaglie a conio, nel senso che le medaglie fuse non gli interessa. E tutto questo per dirvi che in Francia questo sapere tecnico non si trasmetteva via i libri. Non è una trasmissione con i libri, ma una trasmissione di padre e figlio, tra il maestro e il suo dipendente o allievi. E per dire una roba velocemente, nelle librerie dei medaglisti francesi non si conservano, loro non avevano nessuno testo tecnico, neanche il Cellini, neanche i Vasari, niente di niente. Però ora ritorniamo all'inizio del processo di creazione delle medaglie fuse di Chiron, e in primo luogo parliamo del modello fatto di cera bianca. La cera permette di creare un'immagine, un ritratto molto dettagliato, raffinato, e dà a questo ritratto una morbidezza che lo rende quasi vivo. Queste caratteristiche permettono al ritratto di cera dell'epoca di Cellini di diventare anche un'arte autonoma. E pensiamo alle cere di Abbondio e alle sue le cere colorate, un'arte che si prolunga molto dopo in Francia, con i ritratti famosissimi di Benoît. E questo qua è l'ultimo ritratto del re di Francia, Luigi XIV.
Mi sono anche qualche esempi del 500 e vedete la prossimità, la somiglianza con le medaglie, ovviamente. Sul schermo ecco un modello in cera di Soldani del 1677. Permette di vedere tutta la sottigliezza della cera, particolarmente sul rovescio. Ecco un dettaglio. Decorazione della nave, muscolatura, testura delle nuvole, testura anche del legno, della nave, e mi sembra che si può anche contare i peli, della barba della polena. E ecco il confronto. L'immagine non è la più bella del mondo, ma si vede bene la differenza, penso, tra un pezzo di bronzo e il suo modello di cera. Questo modello di cera è anche molto interessante perché scusa, perché il Soldani, che lavorava allora a Firenze, seguiva la maniera di Chiron. Nel senso che il ritratto prende tutto il spazio del cerchio, il vestito ampio e lavorato dell'uomo e con una capigliatura molto ampia e molto precisa, con numerosi boccoli. La parte posteriore di questa capigliatura è trattata di maniera identica al lavoro di Chéron, linee sottili che permettono di vedere il gesto della scultura nella materia morbida della cera. Ecco ancora un confronto tra cera e maniera di bronzo. Questo contrasto tra il primo lavoro dell'artista e la traduzione del metallo si può capire anche per Chéron, mentre la scomparsa delle sue cere. Infatti, questa qualità di dettaglio si ritrova stranamente sulle medaglie di piombo e nei di più bei pezzi di argento e di bronzo. Tranne le righe di Cellini sul bisogno del piombo per fare una prima impronta per necessità di lavoro, no, no, non ho trovato per il momento un testo che spiega l'uso del piombo nel processo di lavorazione e la valenza di queste medaglie di piombo che si trovano spesso nelle collezioni pubbliche. Penso che ora la medaglia di Cortona ha un po' girata nel pubblico. Vi l'ho detto che è brutta, forse è sparita, forse è sparita, non importante, è solo in piombo, in medaglia di piombo. Scherzo ovviamente, è brutta, l'ho detto, ma forse l'avete visto. La chiarezza dell'impronta alle lettere, il cerchio che intorna queste lettere, la sottigliezza dei ricci dei capelli, le linee tracciate sul vestito, ricordando le tracce di gradina sulle sculture di marmo. Il piombo, questo si sa molto bene, è un metallo di antico uso, dedicato secondo Plinio a Saturnio, il padre di dei, vecchio ma promesso a un regno eterno. Quindi funziona molto bene con le medaglie. E tra parentesi, il piombo fu un metallo molto pregiato anche in Francia. E vi do un esempio, una scultura della
della regia di Versalia, dei primissimi, primissimi anni dei programmi di decorazione della regia di Versalia, a un momento tutte queste statue nuove sono realizzate in piombo. La cosa che si sa molto bene anche è che il piombo è un metallo facile da lavorare, duttibile, malleabile, quindi il metallo giusto per fare un'impronta come lo scrive Cellini. Metallo che non richiede delle temperature alte, il punto di fusione del piombo è particolarmente basso, vedete, un po' di più di 300 gradi, mentre l'argento, l'oro e anche il bronzo, con punto di fusione altissimo, richiedono una fonderia molto più complessa. Il piombo è anche un metallo che legale, diciamo, in effetti la lavorazione dell'oro o dell'argento è molto controllato, riservato alla zecca e ai orafi. Questo è una cosa strana che ho trovato recentemente, è un piombo del Dupré, ma un piombo piombo dorato e anche colorato e con la fusione in bronzo. Ecco, due piombi guarda, di Chéron, sempre stesso Chéron, che sono conservate di una collezione privata. E vi mostro uno degli ultimi esempi di piombo. Vedete sul schermo una medaglia di Cosimo III. Sulla sinistra la medaglia in piombo che è conservato presso il Museo di Bargello e a destra la versione in bronzo. Ecco, vedete tutto il dettaglio dei capelli che non si vedono più in realtà sui pezzi di bronzo. Un altro pezzo sulla sinistra di piombo, che mi sembra che questo è il figlio di Cosimo III, Ferdinando, il piccolino Ferdinando, con sempre la stessa tecnica di Chéron, di scultura della cera dei capelli, una tecnica che si trova durante tutta la sua periodo in Italia. Della stessa famiglia di questo qua, sulla sinistra, io vi mostro il figlio, quindi, e la moglie. Sempre in piombo, sempre al Bargello. E vedete che il metallo dell'entrata del carco non è stato tolto. Questi piombi questi piombi del Bargello mi sembra che vengono direttamente dall'atelier di Chéron quando lui era ancora a Firenze e che lavorava per i medici. La cosa molto interessante ovviamente è di confrontare questi pezzi di piombo, cioè i pezzi di piombi, con le medaglie che si conservano. E nel caso di Pietro la Cortona, i più belli pezzi sono anche a Firenze, nel Museo del Bargello. Questo è in argento,
vedrete tutti i dettagli del drappeggio qua, anche dei capelli. Un altro pezzo del bargello in argento, sempre in argento, dove si vede ancora tutta la sottigliezza dei capelli. Funziona molto meglio, ovviamente, con le medaglie in piombo dentro le mani, ma potete vedere forse il dettaglio qua, questo dettaglio del trapezio che si vede molto bene qua, e spesso sui pezzi di bronzo, mi sembra che ho un esempio, sì. I pezzi di bronzo sono meno di qualità diversa, diciamo. Ci sono dei problemi di fonderia. Questo qua è un eccesso di metallo che non è stato ripreso, e anche un problema nel carco che non si vede sui pezzi in argento. Allora, questa roba è una cosa molto strana, perché questa medaglia di piombo è molto bella, tranne questi piccolini problemi, e gli altri pezzi che si vedono nell'altra collezione, sempre in bronzo, non hanno questo problema di fusione qua nel tutto il calco, e neanche questo problema qua di fusione. Tutto questo per dire che lavorare sulle medaglie è sempre una questione di conoscere molto bene questi pezzi, di vederli sempre. E questo lavoro sui pezzi permette anche di fare una cronologia delle creazioni di pezzi. In effetti si può vedere piccoli dettagli che dimostrano che il bronzo è stato fuso ovviamente dopo l'argento, e anche dopo ovviamente il piombo. La grande qualità delle medaglie del bargello permettono anche di dedurre che la medaglia di Pietro da Cortona fu fatta a Firenze, su ordine penso del duca Cosimo, per la morte di Pietro da Cortona nel 1669, a un momento, questo si sa, a un momento dove c'ero e ancora a Firenze. E spesso la medaglia in piombo è l'unica versione di una medaglia, visto che per diverse regioni il ritratto di cera non è stato realizzato in altro metallo. E queste medaglie di Chéron, di due francesi, sono uniche. E alla fine di questi piccole note sulle medaglie di Chéron, si può dire che per noi che lavorano sulle medaglie, il piombo non deve più
essere visto come una versione di bassa qualità, ma è ovviamente la prima versione di un oggetto che l'incisore lui stesso ha preso nelle sue mani. Grazie.